La Toscana del buon cibo ha dato prova di sé al Salone del Libro di Torino e a rendere ancor più speciale l'evento è arrivato anche Leonardo da Vinci, impersonato da un docente dell'Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa, per chiudere in bellezza l'esperienza di Dulcis in Primis, il progetto della Regione Toscana che ha coinvolto i ragazzi degli alberghieri in una sfida a colpi di dessert. Nelle immagini vedete l'evento in cui è stato distribuito il volume Primi di Toscana, edito dalla Regione, con le ricette preparate dagli istituti che hanno partecipato alla prima edizione del progetto. Leonardo parla anche di cibo, noi abbiamo avviato come Regione Toscana diversi progetti, siamo partiti lo scorso anno, nell'anno italiano del cibo, con Primi di Toscana che presentiamo in questa occasione, quest'anno l'abbiamo dedicato ai dolci, Dulcis in Primis, il prossimo anno sarà la volta dei secondi. Un'esperienza che ha segnato profondamente i ragazzi che hanno partecipato al progetto. Siamo venuti per l'appunto a presentare comunque ciò che ha portato Leonardo nella storia e il collegamento che ha avuto con la cucina. Perché a 500 anni dalla morte, hanno detto i ragazzi, Leonardo va ricordato anche per il contributo che con le sue invenzioni ha dato alla buona cucina. Grazie a tutte le sue invenzioni, tutto quello che ha fatto per noi, l'invenzione di uno stile nuovo di cucina, addirittura invenzioni che hanno rivoluzionato l'attuale cucina e dobbiamo tutto grazie a lui. Al Salone del Libro di Torino, la Toscana ha scelto di celebrare Leonardo da Vinci con rappresentazioni teatrali, presentazioni e naturalmente con le pubblicazioni degli editori toscani presenti.